Buongiorno amici, bentornati sul mio canale. Allora, anche stamattina vi annoierò un po' con la vita di campagna. Allora, per chi mi segue sa benissimo che abbiamo trapiantato delle olive, giovani piante, eccole qua, guardate che spettacolo. Quindi abbiamo da fare un lavoro, legarle con questo che è uno spago speciale, è uno spago di gomma, guardatelo qua, scusate se mette a fuoco, eccolo qua, questo spago di gomma qua è elastico, serve per quando la pianta cresce e non la va a strozzare, perché se la va a strozzare non passa per bene la linfa, insomma non va bene, ci blocchiamo la circolazione. Per cui adesso andremo a legare le nostre piantine a questi pali, le leghiamo. Ora proviamo ad esempio questa, come vedete è abbastanza dritta, il palo è già bello robusto, ci ridiamo due colpi, ma tenete presente che poi domani mette acqua, quindi qua si abbassa per bene tutto il terreno. Ne prendiamo un bel pezzetto, adesso vediamo se riesco a fare tutto con una mano, ma sarà difficile, molto difficile. Proviamo a tagliare qua, ok, e adesso andiamo a legare qui. Guardiamo se riesco a farvelo vedere in qualche maniera. Allora, scusate un attimo. Eccoci qui. A posto. L'abbiamo fatto, come vedete è stato davvero semplice. Va messo, lo mettiamo su questo palo qua grande, in modo che almeno per diversi anni dovrebbe reggere. Allora, questo qui è un maurino, no, un pendolino come varietà, eccola qua, pendolino. E adesso niente, lo farò con tutte le altre piante. È molto importante farlo perché almeno la pianta sta bella dritta, sorretta, perché poi essendo giovane tende molto a piegarsi, come notate anche questa, per cui dovete evitare questo, sennò poi viene tutto storto, insomma non va bene. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti amici.